presentazione, che questa poi sarà disponibile invece domani su YouTube. Ok, leggo il disclaimer. I contenuti di questo materiale didattico, aspettate che inverto le slide. Allora, i contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti non antitrimine ed hanno carattere puramente educativo, non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprende questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori e Tikmin non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti, e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di Tikmin, a meno che non sia stato specificato. Avvertenza sul rischio. I CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 73% e il 76% dei conti dei clienti al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD, rispettivamente con Tikmin UK LTD e Tikmin Europe LTD. Valuta se comprendi come funzionano i CFD e se puoi sostenere elevato rischio di perdita denaro. Ok, allora questo è il terzo webinar con Luca Giusti, l'ultimo, lo dicevamo prima in privato io e Luca, è passato già un po' di tempo, un mese e mezzo, il 28 luglio, dove avevamo parlato di bias. Questa sera invece andremo a parlare di volatilità applicata sul Forex, è un argomento che ci avete richiesto in molti, quindi abbiamo pensato di fare un webinar dedicato a questo aspetto. Però come sempre, prima di entrare nel vivo, vi tocca la presentazione del broker che rappresento, che è Tikmin. Tikmin è un broker non dealing desk, il che significa che il 100% delle posizioni vengono inviate ai liquidity provider, è regolamentato dalla FCA UK, quindi con fondi segregati separati dalla società, assicurati fino a 85.000 sterline. La velocità di esecuzione è ultra rapida, con una media di 0,2 secondi, garantita da oltre 10 server sparsi per il globo. Gli spread partono da zero, con commissioni tra le più basse del mercato, non ci sono requote e nessuna limitazione sulle strategie, quindi potete utilizzare quelle che ritenete più opportune, come scalping, arbitraggio, eccetera. Non ci sono costi né sui depositi, né tantomeno sui prelievi. Tikmin offre tre tipologie di conti: il conto Pro, che è il nostro conto di punta, gli spread partono da zero con commissioni molto basse. Per darvi un'idea, su un lotto di euro-dollaro la commissione run tour, quindi se avete il conto in valuta in euro, è di 4 euro. Sul conto VIP questa commissione si dimezza, il deposito minimo però è di 50.000 euro e qui pagate una commissione, sempre per prendere come esempio un lotto di euro-dollaro, di 2 euro. Poi c'è il conto classic, che non ha commissioni, però gli spread poi partono da 1,6. Tikmin opera sotto ESMA, quindi con regolamentazione ESMA, con la limitazione sulla leva per i clienti retail di leva a 30. Qui vi riporto un po' una tabella per darvi comunque un'idea su quanto sia pericoloso lavorare a leva alta. È uno dei motivi per cui abbiamo quelle percentuali di trader perdenti che vi ho fatto vedere nel disclaimer, e se andiamo a ragionare un po' in margini di pips, cioè quanto margine abbiamo se apriamo una posizione, ad esempio su questa leva con un conto da 1000 dollari, se andiamo ad aprire con la massima leva possibile, che è in questo caso di leva a 30, possiamo aprire un massimo di 3 mini lotti dove il valore del pips in dollari è di 3 dollari e quindi un margine complessivo su questo conto è di 300, circa 300 pips. Non ho calcolato lo stop out, e tenete conto che lo stop out è il 50% della margin call, quindi è molto meno questo margine. Però per darmi un'idea, euro-dollaro ha una volatilità, poi ne parleremo con Luca, settimanale, più o meno sui 180 pips, quindi un movimento molto, con il margine in pips che abbiamo di 300 pips, riusciamo a sopravvivere massimo un movimento direzionale di 2 volte la volatilità settimanale, se ci va bene. Quindi è molto pericoloso lavorare a queste leve. Non ne parlo nemmeno con una leva 500, dove il margine in pips è di soltanto 20 pips. Un altro aspetto sempre molto importante da considerare, per avere il cosiddetto hedging sul mercato è gli spread, le commissioni. Abbiamo visto come le commissioni siano molto basse con Tikmin, potete,
controllare voi stessi da siti esterni, quindi non collegati a TickMill, il più famoso MyFX Book, racchiude un po' tutta quella che è l'offerta nel panorama MT4 e MT5 tra i vari broker a livello globale. Noterete dalla sezione dedicata agli spread e le commissioni come TickMill abbia sempre le condizioni migliori in diverse situazioni di mercato, quindi non soltanto quando abbiamo grossa liquidità come durante le sessioni di Londra o New York, ma anche in quelle meno liquide. E ho aggiunto una nuova tabella un po' alla presentazione che faccio di solito del broker, perché dà un po' un impatto di quanto sia importante avere comunque delle commissioni vantaggiose. Ad esempio, già con un conto pro rispetto alla media degli altri broker che applicano, io ho visto più o meno ho tutta quella che è l'offerta a livello globale degli altri broker, siamo sui 6 euro run turn, rispetto appunto a TickMill abbiamo con il conto pro già un risparmio del circa il 30%, con il conto VIP addirittura oltre il 60%, quindi sono condizioni estremamente favorevoli. Ok, allora io ho finito la presentazione, nel frattempo vedo che sono entrate sempre più persone, questo mi fa piacere, abbiamo fatto un nuovo record a livello di iscritti. Luca, ciao, buonasera, tanto. Io interrompo la condivisione così puoi condividere il tuo monitor. Ok, vediamo se va a buon fine, se riuscite a vedermi. Ecco, fatto sì, la registrazione, l'ho detto all'inizio del webinar, sarà disponibile su YouTube e adesso anche sulla pagina Facebook di TickMill Italy. Ok, vediamo il monitor, Luca. Ok, dovreste adesso in questo momento vedermi. Aspetta che mettiamo giù. Ecco qua, la telecamerina, così ho liberato un po' tutto lo schermo. Allora, come sempre io apro un po' la serata, intanto ringraziandoci Giuseppe per l'invito, per l'ospitalità, e aggiungo sempre qualcosina alle cose che hai detto tu prima. L'altra volta abbiamo parlato un po' della leva, di queste leve a volte un po' esagerate che rendono davvero un po' difficile la vita a chi inizia. Dice che una delle cause di morte, di mortalità, insomma, degli account è proprio questa leva. Io credo che una delle cause di morte sia l'improvvisazione, purtroppo. Quindi queste percentuali che sono sempre abbastanza pesanti di persone che perdono soldi facendo trading sul Forex con i CFD e così via, credo che sia dovuto principalmente al fatto che tanta gente si approccia a questo mondo con grande improvvisazione. Trada, fa trading su cose che non hanno mai funzionato e non funzioneranno mai, fa trading sulla base di idee, sulla base di quello che gli dice la pancia, non si mette lì a studiare, ad approfondire questi temi. Questo credo che sia la prima causa di morte di un account, questa improvvisazione che non mettiamo magari in altri ambiti della vita. Se andiamo a scegliere un'automobile, dedichiamo un tempo alla scelta di quell'automobile pazzesca, compriamo riviste, facciamo analisi e confronti fra le caratteristiche del motore piuttosto che l'abitabilità. Nel trading invece approcciamo le cose con una leggerezza che è veramente incredibile. Quindi credo che questi numeri si spiegano anche un po' in questa maniera. Chiusa questa considerazione, Giuseppe, guarda, direi, faccio vedere anche io il mio disclaimer di questa sera, è sempre il solito, e raccomanda, insomma, di fare attenzione ogni volta che approcciamo il trading su strumenti derivati con delle leve intrinseche come quelle dei CFD, del Forex, ma così anche delle opzioni dei futures. Questa sera parleremo in particolare di Forex e quindi di partire sempre con una certa umiltà, una certa cautela, fare trading su dei conti paper per poi passare magari a operare su dei conti reali. Per collegarmi al discorso di prima, queste serate le ho accolte con davvero molto piacere e entusiasmo, perché sono un modo per migliorare un po' con le statistiche. Il fatto di spiegarvi come fare le cose, il fatto di darvi indicazioni, spunti, idee, di indirizzarvi un po' nella direzione più corretta per stare sui mercati e per riuscire a guadagnare, credo che sia la miglior medicina contro quelle percentuali, contro quelle statistiche. Questa sera parleremo in particolare di volatilità in un contesto però un pochino più limitato, un pochino più ristretto, che è il mercato valutario. Per iniziare questa sera, io direi, vorrei partire da dove ci siamo lasciati nel webinar precedente. Nel webinar precedente vi ho spiegato una strategia e vi ho fatto vedere com'è che ha funzionato nel corso degli anni, che sfruttava quello che era un bias, quindi una tendenza che si ripeteva ogni fine mese sulla sterlina, rialzista sugli ultimi giorni del mese, ribassista sui primi 10 giorni del mese. Questo era uno screenshot del webinar
che abbiamo fatto, che potete appunto rivedere. In alto ci sono io che sto parlando, questo invece era proprio il grafico che abbiamo realizzato con quella piattaforma chiamata Data Analyzer, che ci permette di fare al volo queste analisi, vedere subito questi bias per cercare poi di sfruttarli e implementarli dentro una strategia di trading meccanico. Questo era l'equity line che vi ho fatto vedere l'ultima serata, quella prodotta da questa strategia. E qui trovate le regole riassunte, diceva di entrare intorno al 28 del mese a rialzo e poi invece il primo giorno del mese, inizio mese, girare quel trade long e mettersi short per restare short nei primi 10 giorni del mese. C'erano altre regole, vi invito un po' a rivedere il webinar precedente, abbiamo parlato di stop, abbiamo parlato di altre condizioni per rendere sostenibile quella strategia. C'è una cosa che abbiamo accennato brevemente che si ricollega al tema di questa sera sulla volatilità ed era come poter gestire l'irregolarità che si è presentata all'inizio di questa equity line. Se vedete in questi anni sono intorno circa al 2000, e questo è il 25 settembre 2009, quindi parliamo di circa un 2008, fra il 2008 diciamo e la metà del 2009 si è osservato una certa irregolarità nell'equity line, quindi nel grafico cumulato dei profitti e delle perdite di questa strategia. E a che cosa era dovuta? Adesso non ci interessa indagarla, però ci interessa capire se poteva esserci una soluzione per controllarla un po' meglio e per rendere anche in quel tratto della curva questa equity line un pochino più simile al resto di questa equity line. E una maniera c'era, ve l'ho accennato, ed era tenere conto della volatilità del mercato in quei mesi, in quel periodo, e andare a modulare il nozionale da utilizzare per la prossima operazione in funzione di questa volatilità. Vedremo stasera che è una delle cose che possiamo fare per sfruttare al meglio delle indicazioni che derivano dalla volatilità. Vado a vedere che volatilità sto registrando in questo momento su questo strumento e vado a adattare quello che è il mio position sizing, quindi le mie scelte di money management, in particolare parliamo di position sizing, in virtù di questa volatilità. Questo position sizing, questa tecnica, la trovate anche nei libri, si chiama percent volatility e va proprio in questa direzione di andare a dimensionare la prossima operazione, quindi scegliere il nozionale in maniera più precisa tenendo conto della volatilità che sto registrando in questo momento su questo strumento. Alta volatilità mi porta a ridurre un po' il nozionale, quindi potremmo dire ad alzare un po' il piede, insomma. Bassa volatilità invece potrebbe portarmi invece a incrementare un po' questo nozionale per caricare un po' di più la posizione, visto che sul mercato sto registrando bassa volatilità. In realtà andrebbe sempre questo tipo di scelte imbrigliato dentro a una forchetta, in quanto si potrebbe prestare purtroppo poi a degli estremi, quindi una situazione di bassissima volatilità potrei trovarmi a caricare fin troppo la posizione con dei nozionali che sarebbero veramente poco sostenibili per il mio account. Quindi è sempre bene mettere un pavimento e un tetto a questo range, però vedete che il Forex ha questo di bello, che mi permette di poter costruire il nozionale della posizione che voglio andare a tradare in maniera molto flessibile, cosa che non posso fare con i future, in quanto non posso negoziare un terzo di un DAX. Insomma, esiste il mini DAX, esiste il DAX, esistono i CFD per poterlo fare, ma il contratto future in sé non è frazionabile, così come non è frazionabile un crude oil, a meno di usare il mini crude oil, che è metà di un crude oil. Quindi con il Forex posso recuperare una certa precisione. Questo, tenendo conto anche della volatilità, mi permette di curare molto meglio il position sizing di queste posizioni, di queste strategie. Qui avremo sicuramente ottenuto dei miglioramenti tenendo conto della volatilità nel dimensionare il prossimo trade, anziché usare sempre 100.000 di nozionale, e quindi il classico lotto per la prossima operazione. Questo è l'ultimo trade che ha fatto la strategia, che ha chiuso pochi giorni fa. Siamo a metà del mese di settembre, questo era il trade che ha iniziato il 28 del mese di agosto. Ha intercettato abbastanza bene il rialzo degli ultimi giorni del mese, poi ha intercettato questo ribasso incredibile che ha avuto sterlina contro dollaro e ha chiuso un ottimo trade. Insomma, l'equity line è tornata sui massimi di questa strategia. Quello che ha intercettato è qualcosa che avevamo già intravisto nel primo modello che vi ho presentato la prima sera nel webinar, quando anche sulla MetaTrader di Giuseppe abbiamo visto come poter effettuare questa analisi di forza relativa di una valuta rispetto a tutte le altre. Ve lo ripresento ancora perché questa è la situazione aggiornata pochi minuti fa. Vediamo appunto sulla sterlina, che è la curva blu che vedete su questo grafico, quella lì che sta precipitando giù in basso lì. Vediamo se riesco a evidenziare per un attimo la curva della sterlina, questa qua, guardate, questa qua blu. Vedete come sta davvero precipitando con una certa violenza. Dollaro sarebbe la curva bianca, quindi questa qua,
E quello che è successo effettivamente, insomma, è che sterlina, lo vediamo nel grafico precedente, sterlina contro dollaro è venuta giù con una certa violenza, un certo vigore. Qui vi ho fatto notare come in realtà probabilmente lo strumento dove ci poteva essere più margine per poter lavorare non era in questo caso il dollaro contro la sterlina, ma poteva essere ad esempio euro contro sterlina. Qua ve l'ho riportato qua di fianco, sempre su questo grafico, dove si vede proprio l'inversione brusca che c'è stata, insomma, qui dopo che si era ampliato il divario fra le due valute, come se sia stato un primo tentativo di ricongiunzione, che sono queste ultime tre candele rosse che vediamo qua. Okay? Quindi questo modello, ve lo ricordo ancora, non è un modello lavorato su un time frame daily che possa darvi indicazioni operative immediate, è un modello per capire se effettivamente quello che vedo dalla mia analisi conferma ciò che sta succedendo, quindi in questo caso che è la sterlina che si sta indebolendo, non l'altra valuta o il dollaro che invece è l'altro pezzo, l'altra metà di quel grosso, di quel cambio. In questo caso ho proprio una conferma che sia la sterlina che ha mostrato una certa debolezza contro tutte le altre valute. Ognuna di queste curve mi va a misurare la forza e la debolezza di quella valuta contro tutte le altre. C'è un paniere delle altre valute principali, incluso anche il dollaro. E come vi dico, la sterlina in questo caso è quella che ha dimostrato la maggiore debolezza in queste ultime due settimane rispetto a tutte le altre valute, in particolare qui ve l'ho messo in evidenza rispetto ad euro. Okay? Sempre per ricollegarci a quello che abbiamo visto, questa volta era nel secondo webinar, lì avevamo già iniziato a parlare di volatilità, l'abbiamo fatto in occasione di una strategia che vi ho presentato su un cross, che era australiano contro canadese. Per chi di voi si ricorderà, in quel webinar, non vorrei spoilerare troppo perché non l'ho ancora visto, ma in quel webinar arrivavamo a porci una domanda che era ok, ma qual è il segreto per operare sui cross valutari? Beh, il segreto per operare sui cross valutari è cercare di comprendere che natura ha quel mercato e assecondarlo. E la natura che ha un cross valutario, e più delle volte è una natura di tipo mirror inverting, reversal, quindi che si presta bene a essere lavorato con logiche ad inversione. Quando mi distanzio rispetto ad una media, una tendenza centrale, è più alta la probabilità che il prezzo possa riconvergere verso quella media, che non che possa continuare a proseguire dalla parte opposta. Qui vi ho riassunto un po' la strategia che vi ho presentato nella seconda sera su australiano contro canadese. Se vi ricordate, una delle condizioni a monte di quella strategia era proprio la presenza di una condizione sulla volatilità. Cercava la strategia su candele daily, questa è la grafica che avevamo utilizzato, cercava un'espansione di volatilità. L'abbiamo espressa dicendo che il range della giornata precedente era maggiore del range della giornata precedente ancora. Quindi andava a ricercare su queste due candele un'espansione del range. Prima Giuseppe parlava del range settimanale, in questo caso stiamo facendo riferimento invece a un range giornaliero, cioè la distanza che c'è fra il massimo e il minimo di quella candela daily. Quello che cerco è un range in espansione. Le altre regole, se vi ricordate, sono queste che vado a raccontare qua sotto. Si andava a impostare degli ordini limit per comprare sul minimo del giorno precedente oppure per shortare sul massimo di oggi. Si usciva, in questo caso sempre a fine giornata, c'era uno stop loss che avevamo messo a 200 pip. Una delle cose che era emerso da questa strategia su questo cross era che questo forzare la chiusura della posizione a fine giornata non portava ad avere, a sviluppare degli average trade altissimi, cioè portava a registrare dei risultati con queste operazioni che in realtà potevano essere erosi come tipo di risultati dai costi di transazione, quindi dalle commissioni o comunque dallo spread che c'è bidask. Una delle cose che si fa in questi casi è cercare di trasformare, di agire sulla strategia per tenerla un po' di più in posizione. Quindi questa sera, prima di presentarvi la nuova strategia di questa sera, dove andremo a prendere un po' anche il pretesto per andare a capire come sfruttare a nostro favore la volatilità su un cambio, quello che volevo fare era mostrarvi una variante, un'alternativa di questa strategia sui cross, che parte proprio da quella che vi ho presentato nella seconda sera, nel secondo webinar, ma che prova a cambiare leggermente qualcosa in questo filtro di volatilità e cerca di non chiudere più il trade a fine giornata. Vi ho detto che in conclusione del secondo webinar, che una delle cose più importanti che dovreste portare a casa da quel webinar era che è importante capire e comprendere che natura ha quel mercato, e nel caso dei cross valutari, qualunque cosa io vada
a mettere su questi strumenti che abbia un carattere mirroverte in funzione, che siano le inversioni sulle bande di Bollinger, che sia un RSI usato in chiave mirroverting per comprati e per venduti, che sia uno stocastico. Tutte queste cose alla fine portano a un buon risultato su questo tipo di strumenti, cosa che invece non è poi così scontata se vado a impiegarle sui cambi oppure su altri mercati. Questa che vi faccio vedere adesso è la variante a questa stessa strategia su australiano contro canadese. Ora vi torno un secondo indietro nella slide per mostrarvi un po' cosa è cambiato nell'equity, quindi fateci un po' attenzione. Questa è l'equity da cui siamo partiti, questa invece è la nuova equity line. Ora, la prima considerazione che dovreste farmi è: ok, guadagna un po' di più, però non è che stiamo parlando sostanzialmente insomma di guadagni incredibili. Forse questa è leggermente meno regolare, pulita rispetto a quella di prima. Però questo ha un vantaggio, questa non chiude più le posizioni a fine giornata, sta in posizione anche overnight per alcuni giorni a volte, come si vede anche nella miniatura che ho messo qui in alto, dove questo trade long che adesso vado qua a evidenziarvi rimane aperto per diverse sessioni, invece gli altri trade vengono chiusi dopo appena un giorno in posizione. Beh, il vantaggio è che l'average trade che otteniamo adesso è circa 3 volte più grande rispetto a prima, quindi iniziamo ad avere un average trade davvero molto capiente per sostenere un po' tutti i costi di transazione che vi pare, insomma. Quindi vedete come davvero è l'idea stessa che su un cross valutario io possa lavorarlo con logiche mirroverting, che poi la strategia in sé insomma non conta, nel senso che posso davvero sbizzarrirmi a trovare decine e decine di strategie che funzionano bene e anche adattarle un po' a quello che mi serve. Mi serve qualcosa che non vado overnight, che chiude la posizione dopo poche ore, posso usare quella di prima. Devo chiaramente utilizzarla su un'infrastruttura che sia molto efficiente, dove ci abbia poco slippage, dove comunque riesca a sostenere quell'average trade e affogarci dentro i costi di transazione. Se invece ho un'infrastruttura, magari dove faccio automazione di queste strategie, che non è proprio la più efficiente del mondo, ecco che allora dovrò magari orientarmi a strategie come queste, che stanno in posizione un pochino di più, che portano fuori comunque degli average trade un pochino più capienti. Questa è una variante, qui stiamo cercando un altro filtro, di utilizzare un altro filtro di volatilità, chiediamo che il range di oggi sia maggiore del range di ieri, del giorno prima, tanto per farvi capire un po' la differenza, date un'occhiata a questo primo trade long che fa qui la strategia. Ora, in questo caso, su questo filtro di volatilità, io quello che faccio è, nella giornata questa di questa candela verde, quindi in chiusura di questa candela, vado a interrogarmi se devo fare qualcosa nel giorno successivo. E come faccio a capire se devo fare qualcosa? Guardo il range di oggi, cioè il range di questa candela, e lo confronto con il range della candela precedente. Quindi questo è oggi e questo è ieri. Se quel filtro di volatilità è verificato, quindi come in questo caso il range di oggi è maggiore del range di ieri, massimo minimo, vedete, è più ampio rispetto al massimo minimo del giorno precedente, allora su quella successiva posso andare ad impostare un ordine di acquisto, vedete in questo caso un ordine limit per comprare sul minimo più basso fra ieri e il giorno prima. Quindi vado a vedere il minimo più basso che c'era ieri e il giorno prima, uno dei due, e vado a comprare, quindi questo è ieri e questo è il giorno prima, qui vado ad acquistare. Ok, in questo caso questo era ieri, scusatemi, questo è il giorno prima. Questo è il minimo del giorno prima. È il minimo più basso fra ieri e il giorno prima. Ok? Questo come si va a interpretare questo set di regole che vi avevo raccontato anche insomma nella seconda giornata, che oggi continueremo su questo tipo di modo di riferirci un po' alle candele nei grafici dei prezzi a utilizzare anche nella giornata odierna. Ok? Quindi mi raccomando, noi ragioniamo sempre alla fine della giornata borsistica, della candela odierna, su che cosa fare nella candela successiva. In questo caso, quindi, questa è la candela di oggi, questa è quella di ieri, questa è quella del giorno prima. Dire che vado a verificare che il range sia maggiore del range di ieri, quindi il range di oggi sia maggiore del range di ieri, vuol dire confrontare il range di questa candela rispetto a questa. E dire che vado a comprare sul minimo più basso fra ieri e il giorno prima, vuol dire che vado a prendere il minimo più basso fra ieri e il giorno prima, è questo, e qui andrò a parcheggiare il mio ordine limit per entrare in acquisto. Il mercato, come vedete, parte subito là, molto debole, in realtà parte qua il mercato, poi probabilmente balla un pochettino, comincia a scendere finché non va a intercettare questo ordine limit per comprare buy il australiano contro canadese. In questo caso l'inversione qua della mia posizione, quindi la chiusura di questo trade long per l'apertura dello short, è avvenuto perché è scattato questo ordine limit per comprare sul massimo più alto fra ieri e il giorno prima. Quindi sono simmetriche come regole, vedete, per mettersi long o mettersi short. In questo caso, dovendo stare in posizione un pochino più di giorni, ho allargato un po' lo stop loss, non ho fatto particolari analisi così sofisticate, ho preso 500 pip, quindi può essere che, ripetendo questa analisi, facendo qualche ottimizzazione, arriviate magari a un valore un pochino più
stretto, comunque sempre abbastanza stabile come risultato poi che deve portare sull'intorno di quei valori. Quindi attenzione a prendere dei valori un pochino curiosi, strani, tipo 423 pip, se vi accorgete che 423 pip di stop funziona bene, ma 420 fa schifo e 418 anche, ecco, forse non userei quel valore di stop loss per la mia strategia. Ci serve che il risultato finale della mia strategia resti abbastanza stabile per un intorno dei valori, dei parametri che vado a considerare. Quindi in questo caso, se il mio parametro in questo caso principale è lo stop loss, devo assicurarmi che il risultato di questa strategia rimanga comunque più o meno simile per dei valori vicini a questo valore di stop loss. Questo era per mostrarvi quindi che quel filtro di volatilità che abbiamo usato nel secondo webinar non era l'unico filtro possibile. Questa ad esempio è una variante con una condizione diversa che non prevede l'uscita a fine giornata per la strategia su Outlook. Quindi se volete ne avete un'altra da poter seguire, da poter implementare. Non invidio francamente Salvatore, che so che ha lavorato a implementare tutte queste, a tradurre in codice per la MetaTrader un po' tutte queste strategie, anche stasera ce ne sarà qualcun'altra da tradurre, adesso non so se riuscirà a darmi supporto ancora, però cercheremo di fare un po' il possibile. Infatti Luca, ti stavo per interrompere proprio su questo, perché per rispondere poi anche a una domanda su dove rivedere i webinar, poi magari alla fine del webinar riprenderò il monitor, vi mostro il canale YouTube di TechMill, sì. Però vi volevo anche ricordare che appunto questo che ha spiegato già Luca nel secondo webinar, quindi anche poi quello sui bias della sterlina, abbiamo codificato degli expert per MT4 grazie a Salvatore, quindi sono disponibili per i clienti di TechMill. Per averli basta poi che mi contattiate via email e ve lo do senza, ve lo giro senza problemi. Esattamente. Adesso vedremo se questa sera come strategia se riusciremo a farcela convertire abbastanza semplice. Perché sì, stanno andando molto bene con i due expert che abbiamo fatto appunto su i due webinar. Bene, quindi questo era un po' per richiamare e ripartire questa sera richiamando un po' quello che abbiamo visto nelle serate precedenti, nelle puntate precedenti. Iniziamo adesso invece con il blocco nuovo. Abbiamo diverse maniere per sfruttare la volatilità. La prima cosa che dobbiamo però decidere è come fare per misurarla, in quanto esistono tante maniere per misurarla. Giuseppe stesso prima in apertura di webinar parlava del range settimanale di euro-dollaro intorno a 180 pip, dicevi, quindi ci aveva già indicato una prima misura della volatilità, in questo caso su euro-dollaro, ma non è l'unica, ne esistono altre. Il range che potrei misurare su dei grafici H1, quindi a un'ora, piuttosto che daily, settimanali, o su un range delle ultime N giornate, questa è una prima misura della volatilità, ma ne esistono anche altre. Ad esempio esiste una cosa chiamata average true range. Cos'è questo average true range? È sempre una misura che tiene conto del massimo e del minimo sul time frame su cui vado a calcolarlo. Ipotizziamo per semplicità di calcolarlo su dei grafici giornalieri. L'average true range non fa altro che andare a prendere il range di queste candele giornaliere e fa la media dei range di queste candele. Però perché si chiama true range? Perché tiene conto anche di eventuali gap che potrebbero verificarsi, come negli esempi che vi sto facendo vedere qua grafici, dei gap, quindi delle discontinuità fra la chiusura di una candela e l'apertura della successiva. Quindi l'average true range, che cos'è? È la media dei range, tenendo conto anche di questi gap che possono verificarsi fra la chiusura di una candela e l'apertura della successiva. Nel Forex possono chiaramente verificarsi, succedere chiaramente se faccio calcolo questa grandezza su un grafico orario, è difficile ipotizzare che fra un'ora e l'altra, quindi la chiusura di un'ora e l'apertura dell'ora successiva, si possono creare dei gap di chissà quale entità. L'unico momento potrebbe essere un po' a fine giornata, a cavallo un po' del rollover, oppure durante i fine settimana. Okay? Questa cosa è un po' più critica invece come tipo di calcolo se pensiamo ai mercati azionari. Sui mercati azionari è tutto un gap, nel senso che fra la chiusura di una sessione alle ore 22, pensiamo al mercato azionario americano, e l'apertura della successiva alle 15:30 del giorno dopo, beh, spesso si registrano delle discontinuità, queste vanno tenute conto nel calcolo di questo average true range. Un'altra maniera ancora che abbiamo per poter misurare la volatilità è farlo in termini di deviazioni standard. La standard deviation misura il livello di dispersione rispetto ad una tendenza centrale, quindi vado a osservare le ultime chiusure e guardo quanto si discostano rispetto a una tendenza centrale, rispetto ad esempio ad una media
dei valori di queste chiusure. Se ho delle chiusure molto disperse, quindi ho delle chiusure molto ballerine, se volessimo usare un termine poco preciso, ma che rende comunque l'idea, avremmo a che fare con un valore di standard deviation abbastanza alto. Se invece questo valore di standard deviation è molto basso, allora vuol dire che abbiamo delle chiusure, quindi dei valori di chiusura di queste candele che sono molto simili, molto schiacciati intorno al loro valore medio. La standard deviation è una delle grandezze centrali nel calcolo, ad esempio, delle bande di Bollinger, che da cui si può calcolare, derivare una grandezza come il Bollinger Bandwidth. Il Bollinger Bandwidth non è altro che la distanza che c'è fra la banda di Bollinger superiore e la banda di Bollinger inferiore. Una banda di Bollinger non è altro che una media mobile dei prezzi su cui vado a proiettare sopra un certo numero di deviazioni standard e sotto vado a sottrarre un certo numero di deviazioni standard. Quindi le classi bande di Bollinger hanno una media mobile a 20 periodi su grafico daily con più due deviazioni standard proiettate sopra e meno due deviazioni standard proiettate sotto. Queste sono le classiche bande di Bollinger. Posso calcolare la distanza che c'è fra la banda superiore e quella inferiore e arrivare a questo Bollinger Bandwidth. Sulla MetaTrader sono indicatori che sono facilmente reperibili, insomma, magari in chiusura di giornata di webinar. Giuseppe, ti chiederò un po' di aiuto per condividere il tuo schermo e farci vedere un po' come tirarli su molto rapidamente. Qua, ad esempio, ho graficato il Bollinger Bandwidth che è nel grafico inferiore, quella linea gialla che trovate nel pannello ultimo in basso ci dà una misura della distanza che c'è fra queste bande di Bollinger. Qui vedete un momento in cui registra un bandwidth molto basso, le bande sono molto strette, poi c'è un'esplosione di volatilità nei prezzi, prima a ribasso e poi a rialzo, e notate come si vada ad ampliare con la linea gialla che sale l'ampiezza di queste bande, quindi il mio indicatore di bandwidth. Questo qua sopra per SMB non lo utilizzeremo questa sera, mi dà la posizione dei prezzi rispetto alle bande di Bollinger, quindi se i prezzi si trovano all'interno o no e con che percentuale, insomma, hanno sforato queste bande. Qui vedete come i prezzi qua si trovino al di sotto della banda inferiore, in questo caso abbiamo bucato anche qua la banda superiore, qui siano riusciti invece a restare come chiusure grosso modo all'interno delle due bande. Questo non ci servirà granché. Il bandwidth fra poco lo andremo a utilizzare per la nostra strategia di questa sera. È una misura come un'altra, come queste già che vi ho accennato, di volatilità. Ce ne possono essere altre che possiamo utilizzare, alcune ce le possiamo davvero costruire come tipi di filtri sulla volatilità in maniera molto creativa. Alla fine però vedrete che il più delle volte partiremo da questi mattoncini per crearci le nostre condizioni da monitorare e da osservare bene sulla volatilità. Ora, compreso quali possono essere le maniere per misurare la volatilità, adesso possiamo iniziare a interrogarci su quali siano i modi per tenere conto della volatilità, quindi come fare per sfruttarla effettivamente. Una prima maniera è utilizzarla come filtro per entrare o per non entrare in posizione. Nell'esempio di prima, quello su OutCAD, vi ho fatto vedere come quella strategia funzionasse bene e richiedesse di avere a monte un filtro prima di intercettare quei ping pong dove andavo a shortare il massimo e a comprare il minimo, no? E andavo a lavorare in questa maniera, richiedeva però un filtro a monte, e questo filtro a monte era un filtro di espansione di volatilità. Quello era il mio filtro per entrare. Se non era verificata quella condizione, stavo fuori e non operavo, non facevo quel trade. Quindi la maniera forse più semplice, più comune di utilizzare questi filtri di volatilità sono filtri che vanno a prevenire un po' la mia strategia da un ingresso in posizione, e quando invece il filtro è verificato, la strategia può entrare. Quello di prima era un filtro di espansione, esistono anche dei filtri per andare a cercare una compressione di volatilità sulle ultime barre piuttosto che sulle ultime barre rispetto a barre del passato. Un'altra maniera per sfruttarla è andare a utilizzarla per uscire da una posizione. A volte ti sarà capitato su un grafico di essere salito su un trade, magari vedere che quando sei montato su quella posizione il mercato stava accelerando in maniera piuttosto decisa, poi a un certo punto vedi che il mercato sembra quasi fermarsi e comincia a non fare più candeloni che faceva prima, ma a fare delle candele invece un pochino striminzite. Ti rendi proprio conto di come abbia perso momentum quel grafico e quindi la volatilità sia in diminuzione. Quella potrebbe essere una condizione per uscire da quella posizione, quindi per chiudere quel trade perché hai già preso questa sparata, questo movimento che si sta esaurendo. Qualcuno invece direbbe che quella è la condizione per incrementare la posizione stringendo lo stop, in quanto quella compressione di volatilità dopo un movimento abbastanza deciso potrebbe essere il preludio di un'altra partenza. Quindi vedi quante diverse idee ci possono essere davanti a una condizione
e quante diverse maniere di sfruttarla. Chiaramente per dirti quella che funziona meglio bisogna testarla, quindi bisogna andare a prendere quella stessa idea, testarla su quello strumento e vedere se su quello strumento paga di più dopo un movimento piuttosto deciso, una fase di compressione, paga di più cercare di assecondarlo ancora, quindi incrementare la posizione stringendo lo stop, oppure se invece paga chiudere direttamente quel trade perché quello strumento probabilmente ha un carattere più fortemente mirabertico, quindi dopo queste sparate tende a tornare un po' sui suoi passi. Se invece quel mercato è un mercato che ha un carattere fortemente trend following, quindi che tende a cavalcare dei trend che si innescono in questo modo, beh, allora forse sarà l'altra soluzione quella preferibile. Tra poco vediamo proprio un esempio di un mercato che invece risponde meglio a logiche trend following, a logiche breakout, piuttosto che invece i cross valutari che abbiamo visto nel secondo webinar, che invece rispondevano meglio a logiche mirror betting. Un'altra maniera che abbiamo per sfruttare la volatilità è quella per andare a dimensionare lo stop loss o il profit target della mia posizione, quello che rientra in quell'ambito che viene chiamato position management, la gestione della posizione. Cosa vuol dire dimensionare lo stop? Finora negli esempi che ti ho fatto vedere abbiamo sempre parlato di stop loss in pip, quindi 200 pip per quella strategia, 500 pip per la variante di outcard che ti ho fatto vedere questa sera, ma chi mi dice che quei 200 pip siano la soglia più corretta di stop in ogni momento storico, in ogni fase di mercato per outcard? Potrebbero essere stop loss tremendamente larghi e non assolutamente cautelativi in una fase in cui c'è poca volatilità, potrebbero essere stop loss tremendamente stretti e non adatti, non adeguati a delle fasi di elevatissima volatilità. Potrebbero quei 200 pip, quel cross, farmeli in poche ore, oppure potrebbero essere il range di una candela settimanale. Quindi capisci come a volte anche tenere conto della volatilità di quello strumento, di quanto si sta muovendo in maniera più o meno decisa nelle ultime barre, possa darmi un'indicazione più corretta di come andare a posizionare il mio stop loss. Questa sera vedremo un esempio di come poter dimensionare uno stop loss, anziché in maniera dura, rigida, con un certo ammontare di pip, farlo invece tenendo conto della volatilità, quindi creare uno stop loss a dimensione variabile, quindi che alcune volte potrebbe essere 130 pip, altre volte potrebbe essere 300 pip, altre volte potrebbe essere 400 pip e così via. Chiaramente l'obiezione quando si utilizzano stop loss a dimensione ma variabile è quello di dire: ma io non sto controllando, predefinendo il rischio in termini monetari, e hai perfettamente ragione. Infatti questo tipo di modo di ragionare, di adattare il mio stop loss in base alla volatilità, spesso fa un po' il palo e si accompagna anche ad un dimensionamento del nozionale che tiene conto di quella volatilità. Quindi se il mio stop loss che posso prendere è sempre pari a $500, ecco, quello che andrò a fare sarà dimensionare il mio stop loss in base alla volatilità, quindi quella volta sarà di 130 pip, quella volta sarà 200 pip, quella volta sarà 500 pip, però correggendo il mio nozionale, quindi scegliendo un diverso nozionale, io farò in modo che quello stop loss dovesse mai scattare, sarà sempre uno stop loss che mi costa $500. Quindi quando siamo in presenza di 500 pip di stop loss, andrò a fare una scelta sul nozionale che faccia sì che quei 500 pip pesino per $500. Quando il mio stop invece verrà fuori, uscirà fuori a essere di 100 pip, potrò fare una scelta sul nozionale un pochino più aggressiva per fare in modo che se prendo lo stop costi sempre $500. Quindi capite come riesco, pur adattando il mio stop loss alle diverse condizioni che registro di volatilità sul mercato, riesco comunque, agendo sul nozionale, a comunque predefinire in termini monetari il mio rischio e a tenere una sana gestione del mio money management per dimensionare correttamente ogni posizione che faccio sul mio account. Ipotizziamo di voler lavorare sempre con un 3% di rischio del capitale che ho sul mio account. Se ho un account a $10,000, rischierò sul prossimo trade $300. Bene, quei $300 sono effettivamente sempre il rischio che posso mantenere su ogni operazione. Il segreto sarà dimensionare il nozionale in virtù da fare in modo che quegli stop in pip che saltano fuori di volta in volta siano pesanti sempre quegli stessi $300 che posso permettermi di perdere su ogni trade del mio account. L'idea stessa di lavorare sempre con un 3% di capitale a rischio del mio account è un'idea spesso nell'ambito del money management si chiama di antimartingala, quindi vado a lavorare con
una maggiore esposizione, quindi rischiando di più man mano che il mio conto cresce. Se il mio conto era 10.000, riesco a portarlo a 15.000, lavorando sempre col 3% del mio account, beh, riuscirò a passare da quello stop che prima potevo permettermi essere solamente di $300 ad uno stop invece di $450. Viceversa, logica antimartingala, se le cose vanno male, io erodo parte del mio account, da 10.000 passo a 5.000, ecco che il mio stop loss andrà ad adeguarsi di conseguenza, quindi sarò costretto ad alzare un po' il piedino, perché il 3% di quei 5.000 saranno $150 e non più i $300 di prima. Quindi capite come tutti questi ragionamenti si incastrino un pochino fra loro, e queste scelte di money management siano sia scelte di position sizing, ma anche scelte di position management, in quanto andremo a effettivamente tarare i nostri stop e i nostri target in funzione di come si muove quello strumento e della sua volatilità, per evitare di avere in certe fasi del mercato stop che sono troppo stretti, piuttosto che invece stop che sono troppo larghi, se andassimo a predefinirli in termini duri di tot pip di stop e tot pip di target. Spero che il ragionamento sia chiaro. Non è quasi mai intuitivo questo ragionamento. Spesso quando lo ripropongo nei corsi che faccio, ci sono dei corsi in cui parliamo di queste cose in maniera magari un pochino più sofisticata, di position sizing, position management, spesso è una cosa che fa venire un po' di mal di pancia. Quindi l'invito, insomma, se hai avuto un po', insomma, un'idea che qualcosa magari vada un po' rivista, l'invito è di rivedere questo webinar, di provare un attimino, anche magari fermando un po' le cose che dico, a ripensarci un attimo sopra, perché è fondamentale. Questo è quello che normalmente corregge quelle statistiche che ha fatto vedere Giuseppe in apertura di giornata, quindi quei conti che così facilmente perdono soldi e finiscono per saltare, tutto ruota attorno a delle scelte corrette di money management. Probabilmente se tutti adottassimo scelte del genere vedremmo percentuali completamente ribaltate. Insomma. E vediamo a come sfruttare queste cose che ho cercato adesso un po' di spiegarvi. Partiamo dall'utilizzo di una strategia che già conoscete, quella Mirreverting, che abbiamo codificato e scolpito per australiano contro canadese per questo cross valutario. Proviamo a utilizzarla su un cambio come sterlina contro dollaro. Quindi vedete che stiamo andando a chiamare in causa due dei protagonisti delle puntate precedenti, la sterlina contro dollaro, la protagonista del webinar, quello precedente sui bias, e invece la strategia Mirreverting su australiano contro canadese era la protagonista del secondo webinar, quella dove abbiamo capito che per lavorare bene i cross valutari dovevamo utilizzare delle strategie Mirreverting. Beh, questo qua sarebbe stato il risultato, io direi, insomma, assai poco incoraggiante. Quello che mi viene da pensare è che forse stiamo veramente non comprendendo la natura di sterlina contro dollaro, stiamo utilizzando una strategia Mirreverting per fare trading su un oggetto che è tutt'altro che Mirreverting, come sterlina contro dollaro. Per chi di voi già utilizza e già fa trading su sterlina contro dollaro, questo è uno strumento che tende a fare dei trend, soprattutto su, io qui sto analizzandolo su grafici daily, tende a fare dei trend che perdurano per alcuni giorni, a volte anche di più, quindi è uno strumento che non si presta granché bene a essere utilizzato con logiche Mirreverting come queste. Poi ci sarà sicuramente qualcuno in chat che sta dicendomi: no, però io faccio trading Mirreverting su sterlina contro dollaro time frame 3 minuti. Non lo so, cioè ci possono essere su diversi time frame diversi caratteri che riusciamo a far emergere da quello strumento. Solitamente se vedo che su un time frame daily quello strumento risponde bene a logiche trend following, e anche su un time frame magari a 4 ore piuttosto che orario altrettanto bene segue logiche trend following, insomma è difficile riuscire a tradarlo anche variando il time frame, stringendolo e allargandolo con logiche Mirreverting. Spesso queste conferme che ho su più time frame tendono a darmi una buona carta di identità di quello strumento su cui posso basarmi. Però, ripeto, mai dire mai, c'è magari chi riesce a lavorarlo in maniera Mirreverting su time frame molto veloci, molto stretti. Attenti, perché più noi stringiamo il time frame e più diventa difficile portare a casa la pellaccia in termini di riuscire a recuperare i costi di transazione. È vero che Techmill ci ha fatto vedere Giuseppe come abbia degli spread molto stretti, costi che sono comunque competitivi, però attenzione, perché lavorare su grafici a un minuto facendo un po' troppe operazioni su quel tipo di time frame spesso non porterà ad avere degli average trade che saranno capiti, che troverai a fare tante operazioni e magari a farle anche bene e correttamente, poi a tirare una riga e vedere che più di tanto non hai concluso. Questo è un po' il problema spesso di chi fa trading senza un approccio sistematico. Si tende spesso a perdere un po' il controllo di questi costi, di queste grandezze, quando invece lavorando in maniera sistematica è tutto misurabile, e quindi questi numeri saltano fuori subito e ti rendi subito conto se quella strategia negli anni su cui hai effettuato quell'analisi, quel test, se sviluppava
un average trade sufficiente da coprire questi costi. Qui già le cose cambiano, la musica è cambiata un pochettino, la curva non scende più in maniera rovinosa, ma quantomeno sale, non sale nella maniera migliore possibile, però sale. Come ho ottenuto questa curva? Semplicemente sto assecondando la natura breakout, trend following, di sterlina contro dollaro. Il concetto di breakout significa rottura, in realtà lo useremo questa sera come sinonimo di logiche trend following, in realtà vedremo che spesso un trend viene innescato da un breakout dei prezzi, quindi la rottura di un livello di prezzo, piuttosto che una rottura di livelli calcolati in maniera algoritmica, magari sulla volatilità. Quindi c'è una condizione di rottura di breakout che poi innesca un trend. Stasera li useremo in maniera intercambiabile, ma in realtà ci sono delle piccole differenze fra questi due concetti. Questa è una strategia molto semplice, si lavora su dei grafici daily, sui candele daily. Io vado long se rompe il massimo di oggi e vado short se rompe il minimo di oggi. Sono a mercato il 100% del tempo e sto semplicemente entrando in posizione long o short se rompe il massimo di oggi. Quindi oggi a fine giornata registro su un foglietto il massimo e il minimo di oggi, parcheggio i miei ordini per la candela successiva a quella di domani per entrare in rottura del massimo di oggi, long o short in rottura del minimo di oggi. È una strategia di una semplicità pazzesca, quasi impensabile che possa produrre un risultato profittevole nel corso degli anni, in realtà lo produce, questo è sterlina dai primi anni 2000 fino ai giorni nostri. Siamo a mercato al 100% del tempo, vedremo che questa non è proprio una condizione che ci porta ad avere delle equity line poi così regolari, dobbiamo essere, quando facciamo trading, un pochino più selettivi, quindi l'idea di stare a mercato al 100% del tempo non è quasi mai la scelta più corretta che possiamo fare. Questa è già una prima variante, vi faccio rivedere com'era l'equity di originaria, era questa. Vediamo di provare a lavorarci un po' sopra, otteniamo questa variante qua. Questo è un pochettino più regolare come equity, non è ancora un equity desiderabile che francamente attaccherei al mio conto, ma è un equity già dove vediamo un miglioramento. Come abbiamo ottenuto questo miglioramento? Proprio grazie a una condizione sulla volatilità, a un filtro di volatilità, è una condizione di espansione di volatilità. Chiediamo che il range di oggi sia maggiore del range precedente, quindi ci sia stata un'espansione di volatilità misurata su questa maniera, che è la cosa più semplice che mi veniva in mente, che era misurarla sul range giornaliero di queste candele. Quindi se è verificata questa condizione di espansione della volatilità, quindi range di oggi maggiore del range di ieri, nella giornata di domani io andrò long in rottura del massimo di oggi, andrò short in rottura del minimo di oggi. Siamo di nuovo a mercato il 100% del tempo, però questa volta per girarmi la posizione long in posizione short e viceversa dovrà esserci a monte sempre verificata quella condizione sulla volatilità. Proviamo ad andare un pochettino avanti. Vedete come sia sui cambi, su sterlina contro dollaro, sia sul cross, quello australiano contro canadese, in entrambi i casi stiamo utilizzando lo stesso filtro di volatilità. È una stessa, il medesima condizione di espansione di volatilità. Probabilmente interpreto sui cross valutari quella espansione di volatilità mi permetteva di andare a poter effettuare un ping pong, quindi quella vendita sui massimi e quell'acquisto sui minimi quando già c'era stato un movimento magari un pochino più estremo, quindi arrivando a una fase di espansione magari già mi ritrovavo quel mercato, quello strumento che era già un po' stanco ed era un pochino più magari portato all'inversione. In questo caso invece l'espansione potrebbe spiegarsi, questo miglioramento che vedo sull'equity line, come un minor numero di finti segnali. In fase di compressione è più probabile che possa toccare il prezzo, il massimo di oggi, il minimo di oggi, possa innescare dei movimenti su un grafico che non ha range, quindi con un range di compressione, dei movimenti di ingresso con delle finte entrate, quindi rompe a rialzo ma non parte, torna indietro e comincia a fare un po' di su e giù e a comprimersi lì. Questo potrebbe chiaramente creare sull'equity line delle situazioni poco favorevoli. Una fase di espansione probabilmente riesce ad allontanarmi un po' quel massimo e quel minimo della giornata precedente, quindi quando parte effettivamente quella rottura, una rottura che non riesce a tornare indietro ma che probabilmente si innesca e, come vedete, insomma, miglioro un pochettino le condizioni. Quindi questa è una prima cosa che posso portarmi a casa di una espansione di volatilità. Qui miglioriamo ancora un pochettino il risultato, vedete che sono miglioramenti abbastanza visibili anche solo graficamente, non sto a mostrarvi ancora le metriche, ve le mostrerò fra un attimo, però già a colpo d'occhio credo che si veda un po' che c'è un miglioramento in termini di regolarità di questa equity line, anche di risultati in termini assoluti. In questo caso vado sempre a lavorare su quella stessa condizione di prima di espansione di volatilità, però questa volta vado a lavorare su delle rotture che sono state scritte in maniera
un pochino più sofisticata, sofisticata è un termine che non userei, visto che è una strategia di una semplicità disarmante, io di nuovo sto comprando, se è verificata quella condizione di espansione di volatilità, sto comprando il massimo più alto fra oggi e ieri. Quindi anziché limitarmi a comprare il massimo di oggi, la rottura del massimo di oggi, adesso compro la rottura del massimo più alto fra oggi e ieri. Quindi è una maniera per filtrare un po' di più questi ingressi ed entrare in posizione long solamente quando quella rottura magari è un pochino più significativa perché va a rompere, ad esempio, il massimo di 2 giorni anziché di un giorno solo, che è un giorno precedente a questo. Quindi è semplicemente questa la condizione, si andrà short in rottura del minimo più basso fra oggi e ieri. È veramente poco di più rispetto a prima, però vedete come con piccole condizioni si può arrivare a qualche miglioramento interessante. Vi anticipo già che adesso ci lavoreremo ancora sopra, ma mi viene in mente uno di voi che mi ha scritto proprio su Facebook l'altro giorno in cui diceva: ho preso la strategia quella sui bias di sterlina contro dollaro, l'ho migliorata perché ho messo un pattern a monte, poi perché ho messo un'altra condizione. Queste cose che vi sto dando sono volutamente grezze, ma perché sono un ottimo compromesso fra semplicità e poche regole e un risultato gradevole, gradabile, utilizzabile. È chiaro che si possono migliorare queste equity line, si possono rendere queste equity line molto più dolci, più regolari, più belle, più tradabili, andando ad aggiungere condizioni, aggiungendo filtri di volatilità un pochino più complicati, aggiungendo condizioni di ingresso particolari, filtri magari basati su pattern, su time frame superiore. Si può fare tutto, però ogni volta che io vado a introdurre queste regole, ricordatevi che dobbiamo ricominciare il lavoro per capire se quella strategia è rimasta robusta come era quella originaria, oppure se invece ha perso un po' di robustezza e sta diventando un pochino più fragile. Ogni condizione che vado a mettere, su quella strategia dovrebbe essere accuratamente misurata, in termini proprio di impatto, di effetto che può avere sulla robustezza. Ci sono delle tecniche che non c'è tempo adesso di spiegarvi, magari qualcosa che potremmo accennare in uno dei prossimi webinar più avanti, ma si parla di tecniche di validazione, che sono tecniche finalizzate a stressare un po' quella strategia per capire effettivamente dove ci possono essere dei punti di fragilità che possono poi andare a minarne, l'affidabilità poi in futuro. Quindi, classico caso in cui inizio a seguire una strategia che ho scolpito sul passato, che mi sembra una roba perfetta e mi sembra quasi di aver individuato una qualche legge dei mercati che sul passato funziona sempre, poi adesso l'attacco e inizio a perdere sistematicamente soldi. Questo è quello che in gergo spesso viene così chiamato overfitting, sovraottimizzazione. Aggiungo così tante regole, così tanti paletti in quella strategia che sul passato rendo quell'equity line gradevolissima, ma non ho idea nel futuro di cosa potrebbe succedere, cosa potrebbe accadere. Perché? Perché ho adattato un po' troppo quella strategia a quello che è stato e quella strategia difficilmente riuscirà ad adattarsi, a performare bene allo stesso modo su dei nuovi grafici, su dei nuovi dati che non sono quelli su cui l'ho effettivamente allenata, addestrata. È un po' come quando volete prendere un militare, addestrarlo in maniera specifica a un compito e poi sul campo lo mettete lì a fare un altro compito. Può essere che non gli riesca così bene. Metafora un po' così, però era per rendere un po' l'idea sul fatto che bisogna fare sempre un po' attenzione quando andate ad aggiungere condizioni su condizioni a quella strategia. Spesso il risultato sarà di andare un po' a minarne la robustezza. Quindi fate semplicemente attenzione, non c'è niente di sbagliato, di giusto, tutto va testato. Questa è una condizione, questo qui, della rottura del massimo più alto fra ieri e oggi, che viene chiamata di price breakout. Esistono anche altri sistemi di breakout che vengono chiamati volatility breakout. È un altro modo sempre per chiamare in causa la volatilità. Semplicemente quei livelli non sono livelli di prezzo sensibili, come il massimo di ieri, il massimo di ieri l'altro, il massimo della settimana precedente. Non sono livelli di prezzo sensibili, ma sono invece livelli su cui scattano delle rotture che sono calcolati però in maniera algoritmica, quindi sono frutto di formule e sono livelli che non hanno fondamentalmente un senso da un punto di vista grafico, tengono conto però di quello che è la volatilità che si è registrata nell'ultimo periodo. Ad esempio, se avessi preso la media dei range delle ultime 4 giornate e avessi proiettato un terzo di questa media sopra e sotto l'attuale prezzo, avrei trovato due livelli che, se rotti, avrebbero potuto magari innescare un qualche movimento che avrebbe poi magari perdurato. Quello poteva essere l'origine, un'idea base su cui scrivere un qualche trading system di tipo volatility breakout. Adesso non ho fatto esempi di questo tipo, però era un tipo di strategia che potevamo andare a implementare complicando leggermente magari il motore. Questo è veramente un motore molto molto semplice, però è un altro tipo di breakout.
Qui ho cambiato qualcosina nel filtro di volatilità, ma soprattutto lato filtro volatilità non cambia granché, questo filtro è molto simile al precedente. Quello che cambia invece è l'aggiunta di questo stop loss che prima era assente. Ora iniziamo dal filtro di volatilità, vedete, è quello lì dove anziché dire range di oggi maggiore di range di ieri, dico range di oggi maggiore di average true range delle ultime due giornate borsistiche, quindi prendo la media dei range delle ultime due giornate e chiedo che oggi sia maggiore della media dei range delle ultime due giornate. Questo è, se vogliamo, un altro filtro alternativo, un'altra maniera di andare a richiedere che ci sia stata un'espansione di volatilità adesso rispetto alle ultime candele. La cosa che ho aggiunto invece è uno stop loss a due volte l'average true range delle ultime cinque candele daily che vedo davanti a me. Quindi prendo le candele, le ultime cinque sono le candele di una settimana borsistica, vado a calcolare la media dei range delle varie candele di questa settimana, due volte quella grandezza diventa il mio stop loss. Questo vuol dire quindi che se siamo in una fase di mercato in cui il mercato si è mosso molto, ha registrato dei range molto importanti nelle ultime cinque candele, beh, due volte quell'entità sarà uno stop loss molto largo. Ecco che allora dovrò andare a adattare, a stringere, a diminuire il mio nozionale per, se voglio restare su un ordine di grandezza di stop loss in termini monetari più o meno della stessa entità. Se invece arrivo da una fase di bassa volatilità, quindi da candele abbastanza compresse e piccoline, forse quell'average true range, quella range medio, avrà un valore abbastanza basso, due volte quel valore comunque mi restituiranno degli stop abbastanza stretti. Lì potrò anche permettermi magari di incrementare un po' il nozionale per rendere sempre quel rischio in termini monetari più o meno livellato. Inizio a darvi qualche numero perché stiamo avvicinandoci un po' alla versione finale di questa strategia. Con questo accorgimento, questo stop loss che abbiamo messo, poi ripeto, questo filtro non è che vada questa variante a cambiare granché le cose, però vedete che abbiamo un average trade tutto sommato ragionevole, siamo intorno ai $200 per ogni lotto, quindi è comunque un average trade più che capiente per metterci dentro ogni tipo di inefficienza che volete. Un profit factor 1,31 non è che sia niente di speciale, 834 sono le operazioni, il percent profit dovrebbe di un 41% di volte che ha ragione. Il win loss ratio, quindi quanto guadagno le volte che ho ragione e quanto perdo rispetto a quanto guadagno le volte che ho torto, beh, questo rapporto è favorevole, poco sotto a 2, quindi vuol dire che guadagno circa due volte ciò che perdo quando invece va male. Mi posso quindi permettere anche di avere ragione un po' meno spesso, mi basta avere ragione un 41% delle volte per arrivare comunque a una strategia che alla fine mi fa guadagnare. Anche in questo caso siamo sempre a mercato quasi 100% del tempo, tranne che quelle volte in cui ci stoppa e allora staremo fuori dal mercato per poche candele per poi rientrare su questa nuova condizione di breakout che vi ho spiegato prima. Quindi siamo quasi, se non ricordo male, il numero è intorno al 93-94% del tempo a mercato anziché il 100% come la strategia di prima. Andiamo adesso a introdurre un ulteriore accorgimento. Questa volta il filtro è un pelino più sofisticato, sto concatenando due condizioni. L'equity line, vedete già subito anche a colpo d'occhio come diventi più regolare, ve la faccio vedere rispetto a prima. Non ho toccato nulla, ho semplicemente aggiunto un'altra condizione concatenata nel filtro di volatilità. Questo era per rimarcare un po' il concetto di prima, vedete come sia abbastanza semplice, a volte partendo da un'idea grezza, che produce un risultato, tutto sommato, tradabile è un termine un po' forte, ma un risultato più o meno che mi fa vedere che sono sulla strada giusta, bene, è un attimo, a volte basta aggiungere una condizione per arrivare a un risultato che è utilizzabilissimo e che produce un risultato tremendamente regolare. Questo è come condizione che ho aggiunto a quella precedente, un bandwidth in espansione fra ieri e oggi, quindi chiedo semplicemente che la distanza che c'è fra le bande di Bollinger oggi sia maggiore della distanza che c'era nella giornata di ieri. Quindi quel bandwidth che vi ho spiegato all'inizio in espansione. Ora, questa condizione aggiunta a quella precedente, che era range maggiore di average true range delle ultime due giornate, con quello stop loss che vi faccio vedere prima, ecco qua, questo qua è il risultato che ottengo. In termini numerici, l'average trade diventa di $713, chiaramente di mezzo alle operazioni. Perché di mezzo alle operazioni? Perché adesso abbiamo una condizione, questa sulla volatilità, che è molto più stringente rispetto a prima, quindi mi tiene in posizione su quello stesso trade molto di più prima di potermi fare girare perché c'è una rottura dalla parte opposta, ad esempio sul minimo più basso fra ieri e oggi, piuttosto che sul massimo più alto fra oggi e ieri. È un po' più difficile adesso fare girare la mia strategia, però questo sembra funzionare piuttosto bene sulla sterlina. Le operazioni sono la metà, aumentiamo anche il percent profit, aumentiamo ancora di più il win loss ratio, ma vedete come questo average trade diventi veramente molto importante, anche la durata poi in posizione salga diverse giornate, quindi diventa una strategia dove siamo in posizione un po' di più, però senza più di tanto registrare delle irregolarità sull'equity line così marcate. Comincia a diventare qualcosa
adesso vedete di utilizzabile e di tradabile. Ora, l'errore però che fanno tutti, ve lo faccio un'altra volta notare, anche se sono cose ormai che mi avrete sentito dire, per chi di voi insomma, ha visto qualche mio video, mi segue da qualche anno, ve lo ribadisco ancora, spesso si attaccano i trading system come questo, guardando le equity a 20 anni, qui stiamo guardando un orizzonte temporale su sterline a conto dollaro di 20 anni, stiamo partendo dai primi anni 2000 fino ai giorni nostri per testare questo tipo di idea. Si attaccano guardando grafici così, ma poi si staccano sull'equity degli ultimi 3 mesi. Questo perché quando vi attaccate una strategia, un trading system, un expert advisor, dovrete fare i conti con quello che succede ogni sera. Spesso non prenderete decisioni su come andate la giornata precedente, staccherete tutto, butterete il PC contro il muro, spero di no. Spesso darete un po' di fiducia a quella strategia, a quel trading system. Spesso quello che vedo io è che la fiducia dura circa un trimestre, quindi se in quel trimestre tirate una riga e non vi ha fatto guadagnare, quello che fate è prendere e buttare via la strategia, magari passare a fare altro che alla fine magari funzioni peggio ma non è misurabile, quindi tornate a fare trading discrezionale in maniera un po' così di pancia, tanto quello non è misurabile, quindi più di tanto non dovrete farci conti. Spesso quello che succede purtroppo è che, ripeto, prendiamo decisioni guardando un time frame in particolare, guardando un certo numero di anni, e poi ne prendiamo altre altrettanto importanti su orizzonti molto più brevi. Diamo un attimino una zoomata a questa equity line, perché chiaramente nei primi anni questa è una equity line che sale con un certo vigore, negli ultimi anni perde un po' di forza, un po' di rigore. Andiamo un pochino a vedere cosa succede in questi ultimi anni. Questo è dal 2010 ad oggi, quindi non ho preso dei periodi tanto più stretti, è la metà rispetto a prima, ho preso semplicemente gli ultimi 10 anni, anziché gli ultimi 20. Come vedete, tutte quelle irregolarità che prima venivano un pochino mimetizzate, mascherate da questa curva così estesa su tanti anni, ecco che saltano immediatamente all'occhio. Ora, una prima cosa che potremmo fare adesso è cercare di rendere questa equity line realmente sostenibile. Non dico tradabile, perché è tradabile, ma sostenibile per l'operatore che dovrà dare fiducia a questa strategia, e in fasi come queste non potrà mai permettersi dopo 2 anni di trovargli conto che è sullo stesso tipo di valori e non fare nulla. Insomma, questa è una fase dove non fa danni questa strategia, però neanche guadagna, e sono tanti anni che passano, 2 anni almeno, e non vedo, se non in questi rari momenti, il mio conto schiodarsi più o meno da questo livello qua. Vediamo come fare per renderla, ripeto, sostenibile. Potrei adottare 2 accorgimenti. Questi 2 accorgimenti hanno come effetto di trasformare quella curva a zigzag che vedete lì sopra in questa curva un pochino più sostenibile che vedo qua sotto. Chiaramente una prima indicazione, vi dicevo, è quello di cercare di far restare a mercato il sistema un pochino meno. In questo caso sta a mercato solamente il 55% del tempo. Come arrivo a questo filtraggio? Il primo filtro è fatto sull'ingresso. Entro in posizione con le stesse regole che avete visto prima, però solamente se c'è ancora un po' di strada da percorrere. Come si declina questa regola? Entro long solamente se ha chiuso sotto ai massimi della settimana precedente. Quindi quel livello d'ingresso, quell'ingresso a mercato, io lo faccio solamente se mi trovo al di sotto dei massimi della settimana precedente. Questo mi fa pensare che probabilmente su quella partenza, su quella rottura del massimo più alto fra ieri e oggi, abbia ancora un po' di strada da fare prima di raggiungere il massimo della settimana precedente. Questo è un semplice filtro che mi porta, ripeto, a filtrare, a scremare un po' quelle operazioni che non hanno ancora magari raggiunto un massimo significativo come quello della settimana precedente. Quindi quel pezzetto di strada è assai probabile che andranno a farla per poi magari rompere quel livello e poi si vedrà dove andranno a finire. Nell'uscita invece vado ad adottare un accorgimento molto saggio, credo, che non è quello stop loss e basta che avete visto prima, ma in questo caso se sono long metto un ordine per uscire sul minimo di oggi, chiaramente però se oggi ha chiuso sotto al minimo di ieri. Quindi il controllo che dovrò fare in ogni giornata è capire dove ha chiuso oggi. Se ha chiuso sotto al minimo di ieri, bene, su questa nuova chiusura che è sotto al minimo di ieri, lì andrò a impostare il mio stop loss sulla prossima barra. Se ragioniamo in termini di operatività short, allora andrò a verificare se oggi ha chiuso sopra il massimo di ieri, quindi con una certa forza, bene, su quella chiusura che ha fatto oggi, domani andrò a impostare lì sopra il mio stop loss, la mia chiusura di quell'operazione. Quindi è una sorta, diciamo, di non più di stop che in funzione un po' della volatilità si piazza lì e rimane fermo lì,
ma è uno stop dopo che magari ha percorso un po' di barre quella posizione che mi ritrovo che mi viene portato dietro, quindi non è esattamente un trailing stop, ma è uno stop, diciamo, che mi segue durante quel trend e mi fa uscire qualora ci fosse veramente una qualche inversione. E vedete come si pulisce il grafico con, di nuovo, due semplici accorgimenti come questi. Rivedendo il video vedrete che riuscirete a recuperare un po' tutto il flow, quindi le varie regole che abbiamo fissato in questa slide, e poi ad aggiungere queste, magari cercarle un po' sul grafico e immaginarle. Questo è un po' per completare un po' la strategia nella sua versione finale. Qui trovate il dettaglio un po' di quello che ha combinato, sempre lavorando con un ozionale fisso, che non è proprio la cosa più consigliabile, ma per semplicità ho fatto i calcoli in questa maniera. È quello che succede con un lotto nelle varie annate. Trovate un numero di operazioni che ha fatto di anno in anno, trovate il profit factor, trovate anche il net profit realizzato. Okay? Tutti questi ragionamenti qua che abbiamo visto in questi webinar, ne abbiamo già fatti diversi, lo ricordo ancora, poi dopo lascio la parola a Giuseppe, li potete espandere, potete approfondirli bene in due serate di corso, di formazione che ormai facciamo da diversi anni in Qtlab. Aggiungiamo sempre un po' di carne al fuoco nuova, anche questa volta ci sarà qualche novità. È un corso che si chiama FX Trading System, con diversi trading system che vi mettiamo a disposizione a codice aperto, sono circa una dozzina in tutto divisi su sei classi. Se volete, le serate sono queste, sono il 6 e l'8 di ottobre, scrivetemi, avete visto questo webinar, cerchiamo di riconoscervi delle condizioni un pochino migliori rispetto magari a quelle che possiamo riconoscere a qualcuno che non conosciamo. Quindi questa è un po' l'idea, se volete approfondire, andare un pochino più in profondità su queste cose, se vi piace questo modo di lavorare sui mercati, si può approfondire meglio in questi momenti qua. Giuseppe, io ti ridarei la parola, se hai ancora un attimo di pazienza, e ti chiederei di condividere lo schermo, così almeno facciamo vedere in MetaTrader come si possono recuperare sia magari bandwidth, sia l'average true range, piuttosto che il range. Sì, assolutamente, Luca. Ci sono delle domande. Volentieri. Che però magari, visto che comunque siamo fuori tempo massimo, magari poi rispondiamo via email. Intanto condivido il mio schermo. Se vuoi farmene due o tre, quelle proprio più significative. Allora, sono divisione. Allora, quindi, sul discorso dell'equity che viene staccata dopo tre mesi, lì ovviamente mi trovi molto d'accordo sul continuo cercare il santo graal passando da una strategia all'altra. Stefano ti chiede, quindi è sbagliato pensare negativamente e fermarsi a guardare solo dopo tre mesi? Quindi sì, se è un orizzonte temporale di 20 anni, come hai fatto vedere l'equity, dopo tre mesi credo che sia un po' troppo presto per fermare l'equity. Sì, queste cose andrebbero sempre approcciate a portafoglio, quindi tu non segui mai una strategia, tu segui sempre un portafoglio di strategie, quindi devi mettere in conto che qualcuna di quelle strategie in portafoglio possa riservarti qualche scherzetto, qualche sorpresa, o smettere di guadagnare per periodi anche abbastanza lunghi. Sarà il portafoglio nel suo insieme che probabilmente andrà un po' a compensare queste situazioni. Quindi l'approccio migliore quando vuoi affacciarti al trading sistematico non è farlo una strategia alla volta, ma farlo affiancando più strategie nello stesso momento. Poi Giorgio ti chiede, potrebbe funzionare applicando filtri sui volumi? Oh, assolutamente sì, diciamo che nel Forex i volumi non sono proprio la prima indicazione che andrei a impiegare a utilizzare, nonostante qualche broker, credo anche Tech1000 ti metta a disposizione un'indicazione sui volumi, però è un mercato non regolamentato, non esiste un dato ufficiale sui volumi, esistono dati che possiamo comunque estrapolare in altre maniere. Potresti usare, se vuoi, il volume registrato sull'omologo contratto future, qualora esistesse un contratto future, quindi peso euro dollaro esiste, ecco, già se vai su australiano contro canadese ti manca il contratto future, quindi non hai questa indicazione sui volumi ufficiale. Quindi forse i volumi non è proprio il primo indicatore, il primo strumento che andrei a utilizzare per migliorare queste cose. Perfetto, poi Roberto chiedeva sulla strategia di AudiCAD. Ti consiglio magari di rivedere i webinar precedenti dove abbiamo spiegato un po' tutta la strategia. E poi un altro Roberto ti chiedeva invece il long su questa di breakout su sterlina dollaro, se rompe il massimo di oggi o short sul minimo di oggi, calcolato come, in base alla sessione pacifica europea o americana? Credo. Allora, tutti i grafici daily che vedi qui sono calcolati in base alla classica sessione, quella convenzionale, alle ore 23 c'è il rollover, quindi andiamo dalle 23 e qualche minuto fino alle 23 del giorno successivo, parliamo di orario nostro. Poi io nei grafici in realtà sto usando un
una time hour, una time session che è quella di New York, ma questo non cambia nulla comunque. Le ore, in questo caso 17 di New York, le ore nostre 23 per me è l'orario del rollover, quindi sono calcolate queste candele daily dalle 23 e qualche minuto ora nostra fino alle 23 del giorno successivo. Perfetto, in merito ai webinar dove rivederli c'è il canale di TICMIL su YouTube, una playlist Italia, abbiamo la registrazione, l'ultima dei bias fatta il 28 luglio e poi l'altra fatta sul segreto per fare trading sui cross valutari dove abbiamo parlato di AudiCAD e quindi la trovate nella playlist Italia su YouTube. Mentre per quanto riguarda gli indicatori, le Bollinger ovviamente sono già standard, le trovate nella sezione navigatore della MT4, mentre le Bollinger Bandwidth, che io francamente non conoscevo, quindi grazie Luca per avermi fatto conoscere questo nuovo indicatore, non c'è come oscillatore tra i vari presenti della MT4 come default, ma potrete ricavarlo sempre in maniera, io l'ho fatto prima, mentre Luca appunto ci spiegava l'indicatore, dalla sezione mercato dell'MT4 lo trovate free, potete digitare sul tasto cerca le Bollinger Bandwidth e le potete poi scaricare come ho fatto io qui sulla MT4, quindi non dovete nemmeno pagare nulla perché è un oscillatore che si trova facilmente nella sezione mercato. Ultima domanda che è molto interessante, Luca, è sempre di Roberto che ti chiedeva se questa strategia secondo te su sterlina a dollaro dopo Brexit funzionerà ancora. Assolutamente sì, nel senso che allora tutti questi accadimenti, questi eventi, attenzione perché non è mica detto che andranno ad alterare il carattere di quel mercato, di quello strumento. A me non interessa granché quando sviluppo una strategia che arriviamo da una fase magari che dura da diversi anni di forza, di debolezza, quando vado a prendere 20 anni, è probabile che in quei 20 anni abbia visto un po' di tutto su quello strumento, fasi forti, fasi deboli, fasi di poca volatilità, fasi di alta volatilità, fasi di compressioni, di lateralità, c'è un po' di tutto, ecco perché vado magari a fare dei backtest su orizzonti così lontani, penso al mercato valutario, sulle commodities c'è da fare un pochino più di attenzione perché a volte cambia proprio le caratteristiche strutturali di quel mercato, pensiamo al gas naturale, non ha senso andare a fare dei backtest sul gas naturale ai primi anni 2000, ha senso dal 2000 e magari 8-2010 in avanti, ecco, su questo mercato. Con le valute invece può avere un senso anche andare un pochino più indietro nel tempo, quindi non sono francamente preoccupato che una Brexit o altri tipi di scenari, di situazioni che potrebbero ormai imbattersi anche su altri mercati possano andare in qualche misura a far saltare completamente le strategie. Chiaramente ogni strategia va monitorata, quando quella strategia perde sintonia col mercato, quindi inizia a non performare più bene come prima, dovrei avere dei sistemi che vanno a controllarla e a staccarla. Magari nel prossimo webinar che faremo con Giuseppe potremmo andare a recuperare un po' di questi ragionamenti che magari vengono dopo la strategia in sé, che ormai vi ho già, insomma, mostrato un po' negli ultimi web come poter realizzare, come poter fare, andiamo magari a parlare di cosa fare, di queste strategie, quindi come controllarle, possiamo parlare se volete anche magari di come costruire, come gestire un portafoglio di strategie, che ragionamenti bisogna fare. La Brexit, per rispondere più in maniera diretta alla domanda, no, non mi preoccupa francamente, ci saranno strategie che ho lì in portafoglio che funzioneranno benissimo perché magari troveranno un sacco di volatilità. Altre che invece prenderanno degli stop e andranno magari a essere disattivate, ma no, non sono preoccupato. Ottimo Luca, grazie. Vi ricordo per richiedermi gli expert dei sui due expert che abbiamo fatto sulle due strategie, richiedetemelo via email a giuseppe@tikmi.co.uk. Io comunque poi nei prossimi giorni vi mando un'email con la registrazione che trovate su YouTube, come avevo detto prima. Grazie Luca. Molto interessante come sempre e io vi do appuntamento al prossimo webinar sempre con Luca che faremo il 30 settembre, tra qualche giorno ci sarà il link di registrazione sul sito per iniziare appunto ad iscrivervi. Grazie a tutti e vi auguro una buona serata. Ciao a tutti, buona serata.